Un caro saluto a tutti, ci ritroviamo ancora anche questa settimana per vedere insieme un po' qualcosa che ci può aiutare a riflettere ancora sulla Pasqua di Gesù. E oggi in particolare vediamo un momento che è importante, l'ascensione di Gesù al cielo. Sia il Vangelo di Luca che gli Atti degli Apostoli ci raccontano che 40 giorni dopo la sua Pasqua Gesù ascende al cielo, ritorna al Padre da cui è venuto. Proviamo a immaginare un po' come si saranno sentiti gli apostoli che con la risurrezione hanno ritrovato Gesù, lo hanno riscoperto vivo, sono stati con lui, e ancora, proviamo a immaginare quali possono essere stati i loro sentimenti. Ora Gesù ascende al cielo e forse si sentono di nuovo abbandonati. È vero, Gesù ha promesso loro lo Spirito Santo, Gesù ha promesso loro di rimanere per sempre accanto a loro, però il distacco dei discepoli da Gesù deve essere stato un distacco difficile. E allora forse anche noi possiamo immedesimarci un po' in loro. Anche noi forse in alcuni momenti della nostra vita ci sentiamo un po' abbandonati da Gesù, ci sembra che Gesù sia lontano, che Gesù tornato in cielo ci abbia lasciato un po' da soli qui poi, ecco, sulla terra a doverci arrangiare, a dovercela cavare un po' da soli. Invece però se viviamo nella preghiera, viviamo nell'amicizia con Lui, ecco che allora scopriamo che Gesù ci è sempre vicino, con i suoi tempi e i suoi modi, che abbiamo detto tante volte, sono tempi e modi del tutto particolari, ma non per questo meno efficaci. La seconda cosa che mi sembra importante ricordare è il fatto che, ecco, Gesù ascende al cielo con il suo corpo. È il suo corpo risorto, ma il suo corpo che è un corpo vero, è il corpo di un uomo, è il corpo che Gesù ha avuto durante tutta la sua vita terrena, quel corpo che Maria ha accolto dentro di sé, poi ha aiutato a crescere, quel corpo che ha percorso le strade della Galilea, quel corpo che addirittura ha subito la morte, ma è risorto. Per dire che cosa ci dice questa cosa? Ci dice che Gesù, ascendendo al cielo, porta il suo corpo e attraverso quel corpo ci dice che porta, in un certo qual modo, tutta l'umanità. Ecco, Gesù dice ai suoi discepoli che va a preparare loro un posto. Gesù ascende al cielo, torna dal Padre e dice: lì vi aspetto. Ecco perché allora ci viene detto che tutto quello che viviamo qui su questa terra, le cose belle, le cose che ci rendono contenti, anche forse le cose un po' più difficili, non le perderemo, perché noi abbiamo iniziato a vivere per non morire più. Ecco, noi vivremo per sempre, portando con noi anche tutto quello che abbiamo vissuto sulla terra. Certo, nella vita eterna, nel paradiso, tutto sarà vissuto in una luce nuova, la luce della risurrezione, la luce di Gesù risorto. Però porteremo con noi la storia, la nostra storia, porteremo i nostri affetti, porteremo le nostre cose più care, anche le persone che abbiamo amato e amiamo nella nostra vita. E la terza cosa che mi sembra importante, che ci dice, ecco, l'ascensione di Gesù, la ricaviamo dagli angeli. Gli angeli che dicono agli apostoli: cosa state qui a guardare il cielo? Adesso tornate a Gerusalemme. Gli angeli che scuotono gli apostoli e gli dicono: bisogna agire, bisogna andare nel mondo, bisogna annunciare il Vangelo, portare a tutti la buona notizia di Gesù. Ecco, allora questi angeli scuotono un po' anche noi oggi e ci dicono: non restare con le mani in mano, c'è bisogno anche di te, Gesù ha bisogno anche di te, perché tu porti il suo Vangelo nel mondo, qui ed ora, oggi. Gesù ha bisogno di ognuno di noi. Gesù ha bisogno che ognuno di noi si dia da fare, perché nella vita di ogni giorno, con le scelte piccole e grandi, possiamo portare nel mondo la luce del Vangelo e la gioia della sua presenza. Allora, buona festa dell'Ascensione, consapevoli che Gesù ci accompagna, che non ci lascia da soli, che Gesù ci indica la meta grande della nostra vita e che ci chiede di darci da fare per portare nel mondo la luce e la gioia del Vangelo.